Buonasera a tutti, ormai è tarda serata qui a Narromine in Australia, oggi seconda prova del 37esimo campionato mondiale di volo a vela, in specifico la classe club, la classe dove qui il nostro amato pilota della nazionale, Luca Urbani, non credo abbia bisogno di grande presentazione, specialmente da uno come me, però ritengo che ho insistito, si doveva fare ieri sera una piccola intervista, però era molto stanco, è stato carino oggi a dedicarmi questi alcuni minuti perché credo che sia importante che racconti un po' come stanno andando queste, così, se ci spieghi il percorso di come è andata la gara di oggi. Sì, salve, un saluto a tutti. Oggi abbiamo avuto un tema di quasi 400 km nella classe club nella quale stiamo volando Guido Dalla Rosa ed io. Dopo una gara, la prima prova di ieri, che è stata comunque sempre un tema di più, anzi più di 400 km, quasi 440 km ieri, che è un tema che è stato abbastanza, diciamo, lungo e per me in particolare un po' faticoso, mi sono attardato un po', Guido è andato meglio di me e oggi abbiamo cercato di volare meglio, di volare abbastanza bene in coppia, diciamo abbastanza affiatati e questo è andato bene. E la prestazione non è stata particolarmente buona perché in realtà chi ha avuto una prestazione migliore, la maggior parte dei piloti che ci hanno preceduto in classifica, oggi è partita aspettando un po', facendo un po' di tattica, è partita facendo una quota ben più alta di quasi 1000 metri di quella che invece abbiamo fatto noi, pur facendo la base Nubi nel momento in cui siamo partiti. E questo sicuramente è stato un fattore importante che ha, diciamo, fatto sì che la prestazione della maggior parte degli altri piloti sia stata superiore alla nostra. Speriamo ovviamente di rifarci i prossimi giorni e di cercare di fare dei risultati più onorevoli. Ti ringrazio Luca, casomai un'ultima così, una precisazione, visto che abbiamo appena finito, appunto come avevo accennato prima sulla chat, avevo detto che avevamo da finire di sistemare le alianti, spostare i tracker, poi abbiamo preparato la cena, abbiamo fatto una cena così abbastanza veloce, però ci siamo soffermati un po' a parlare su alcuni dettagli della giornata. È venuto fuori una cosa interessante che io, almeno da parte mia, è una cosa un po' sconosciuta, forse in Italia non c'è molto. Dice che, sentito dire che era una cosa tipica dell'Australia. Se ci parli un attimo di questa termonda, che cosa sia e se pensi che può darsi oggi sia stato il caso che i piloti, specialmente tedeschi, forse alla partenza possano aver beneficiato di questa tipologia di volo. Sì, è possibile. Io devo dire che non ho molta esperienza dell'Australia, ma sentendo soprattutto invece i discorsi che ci ha fatto Ricky, che ha più esperienza, molta più esperienza dell'Australia. Io è la prima volta che vengo in Australia in assoluto e che volo qui, quindi ho fatto in tutto 4 voli fino adesso. E probabilmente è stata fatta della termoonda, quello che ha permesso a molti piloti di partire a una quota di 1000 metri superiore. Noi siamo partiti con Guido Dalla Rosa e io siamo partiti con una quota fatta a base Nubi di 2200 metri circa e gli altri sono partiti con 3000-3200 metri. Probabilmente è stata una termoonda, cioè praticamente una salita che si fa per effetto, diciamo, del vento davanti sopravvento alla nube e si può arrivare ben oltre la base delle nubi senza fare ovviamente volo dentro la nube che è vietato assolutamente dal codice sportivo e fra l'altro non abbiamo, sono vietati gli strumenti che permettono di farlo, quindi insomma una cosa pienamente regolare, la termoonda la conosciamo bene, insomma esiste Anche a Rieti c'è, assolutamente, ma ecco, però mi sembra di ovunque, ricordare. ovunque. E probabilmente è stato questo il fattore che ha permesso di fare questa quota Ma tanto. una curiosità, da noi che eravamo a terra e anche da casa che ci sta sentendo, tu ti sei, o voi, tu e con Guido, vi siete resi conto che la partenza era un po' compromessa e che gli altri piloti avevano fatto una quota così No, alta? no, no, l'abbiamo visto a posteriori. Sul Ok. momento, infatti, qualcun altro è partito come noi. In quel momento era la massima quota che si poteva fare e quindi è stata una sorpresa. In realtà quelli che hanno fatto questa quota sono partiti circa più di mezz'ora dopo di noi.
Ecco, questa è una cosa importante, molti piloti sanno tutti i dettagli della gara, delle metodologie di start e tutto. Molti a casa non sanno che le gare in Aliante si svolgono su un percorso quasi una gara a cronometro. In realtà il risultato è dato in base alla velocità media, quindi il percorso. Oggi era uno speed task Sì, e era un po'. quindi non c'era la facoltà dei piloti di scegliere la lunghezza del percorso in base alle condizioni trovate, giusto? Sì, perché l'altra tipologia di prove, di gara, che sicuramente ci verrà data in altre prove, è quella dell'area task, cioè dove praticamente una partenza uguale a tutti, poi si deve fare un percorso entrando entro alcune aree di diametro variabile, che può essere da 10, 20, 30, 50 km, un certo numero di aree, diciamo, si può andare dentro l'area dove si vuole. Quindi alla fine, diciamo, la geometria del tema di gara che ognuno fa può essere diversa. E c'è una durata minima della prova comunque che deve essere rispettata, cioè non so, 3 ore, e in quelle minimo 3 ore si decide di fare il tema che si vuole entrando, facendo un punto dentro ciascuna area assegnata. E però rimane sempre una gara di velocità, alla fine vince quello che il pilota che fa la velocità media più elevata, considerata sul percorso che ha Ecco, effettuato. l'importante è che la partenza non avviene, spesso gli alianti non partono tutti insieme, quindi molte volte chi arriva un'ora Ah prima certo, sì, non vuol dire non vuol nulla. No, dire bravo che ha no, vinto. certo. Quindi, tu hai, L'ora. scusa, l'ultima domanda, se tu hai, Luca, una particolare preferenza fra l'area task e la speed task? No, direi di no. Sono due gare. Una volta le gare, storicamente le gare di vola a vela erano sempre speed task, insomma, esisteva solo anticamente sia in Italia che altrove, credo anche in alcuni campionati del mondo, ma parlo di 50 anni fa, 60 anni fa, esistevano anche delle prove di distanza libera, per esempio chi andava più lontano, però ovviamente queste prove sono, diciamo, diventate anacronistiche, perché logisticamente sono prove e poi bisogna fare un recupero di un Certo. aliante che è andato molto lontano con le prestazioni degli alianti di oggi, insomma non è più pensabile, infatti non esiste più questa la prova di distanza libera. Però ecco, l'area task è stato un qualcosa che con cui si è cercato, un tipo di prova in cui si è cercato di fare in maniera che si eviti l'assembramento dei piloti, i piloti che si seguono e fanno tattica, molti piloti che seguono quelli più bravi, crea anche una concentrazione di alianti che diventa anche pericolosa dal punto di vista della sicurezza, perché si creano molti roccoli, cioè roccoli affollati. Roccoli sarebbero gruppi di alianti che spiralano nella stessa termica ad altezza variabile, ma spesso molti a una stessa quota o quota molto Beh, è simile. stato impressionante aver visto, qui hanno utilizzato questi sistemi di visualizzazione virtuale, scaricando i temi, cioè il task, il percorso del giorno di due piloti, hanno un software Proximity, di cioè. proximity, cioè prossimità di alianti che hanno situazioni di pericolosità. Reale o potenziale, e quindi il software individua i due alianti che si sono e hanno fatto vedere questi due alianti che erano in termica. Io non ho capito bene se erano della stessa squadra o se Non c'era lo un so, inseguimento, non però ce l'hanno sembrava detto. proprio che un aliante stesse in coda seguendo e il responsabile della sicurezza, quindi l'organizzazione ha fatto notare che sicuramente l'aliante che stava sopra non poteva in qualche modo controllare la situazione, non potendo vedere l'aliante sotto. L'aliante sotto poteva vedere quello sopra, ma quello sopra non aveva nessun tipo di modo di reagire. E questo è una cosa che gli organizzatori combattono molto e quindi mettono anche sull'avviso i piloti con eventuali penalità. Quindi c'è un warning e poi dopo il warning c'è la penalità. Credo che sarebbe bene o con te, oppure con un altro dei piloti, parleremo del PEV, questo sistema di prenotazione della partenza, che
che è un po' una novelty, una novità per voi. Vedo che alcuni di voi sono più esperti, altri un po' meno, però che sta prendendo il sopravvento. È una forma per evitare la partenza a trenino, i famosi ciucciacoda che tutti partono insieme, però c'è qualcosa così da rivedere o da parlare, perché abbiamo visto che oggi, insomma, le cose non sono andate proprio come sperano l'organizzazione, certe situazioni forse da. Sì, probabilmente va valutato bene il timing del PEV, insomma è un discorso un po' Un po' complesso, però il direi che ne PEV posso. è un sistema che è stato sviluppato nel tempo per cercare di evitare appunto la partenza in massa, diciamo, con piloti che seguono altri forti e quindi si crea questa concentrazione degli alianti. Per, insomma, è un sistema che poi va spiegato per evitare questo, però non mi sembra che magari, ecco, proprio in queste prime due Sì. prove, almeno col timing che è stato dato, Sì. cioè Diciamo che la che discussione abbia stasera eliminato. a tavola, Luca, era sul timing. Hanno scelto 5 minuti di. Tempo Oh, di. scusa, 8 minuti di prenotazione e 5 minuti di finestra. No, il contrario, Al 5 contrario. minuti di prenotazione e 8 di E 8 finestra. di finestra. Beh Probabilmente, non so. sì, probabilmente il tempo non è giusto, magari il contrario, 8 minuti di, come dicevamo appunto questa sera a cena, discutendo con Riccardo e con Guido, forse 8 minuti di prenotazione potrebbe, e 5 di finestra, il contrario, potrebbe eliminare, cioè ridurre questo discorso. Cioè, conseguire il fine per cui è stato creato, Sì, invece non mi sembra che l'abbia. una cosa che ho notato che è interessante e si può constatare e verificare dai tempi di partenza è che i tedeschi sono partiti spaccando il secondo. Vabbè, diciamo Quindi, membri della stessa squadra, è ovvio che ma perché partano dico insieme. questo? Dico questo perché ho ribadito già più volte che Ricky sta volando da solo. Quindi, mentre tu e Guido potete concordare, coordinare questa partenza, e Certo. siete in due, un pilota da solo parte e Certo. purtroppo diventa tutto un po' più difficile. Comunque, diciamo che io sono testimone, qui i ragazzi ce la mettono tutta, sono in ottimo spirito, certamente l'idea di performare al massimo, meglio, però ecco, siamo qui comunque. Sì, per vincere, per partecipare e poi per fare delle belle esperienze, sia a livello personale e poi anche come squadra. Credo che, insomma, l'immagine dell'Italia è sempre stata, è bene che sia un'immagine, no? Solare di persone così, che prendono a cuore questo sport e che portano, insomma, la bandiera. Speriamo, ecco. Niente, vi salutiamo. Scusate, 12 minuti, un po' lunga. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti e comunque seguite il filmino che vi posterò fra poco. Ciao.